Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua con Assetto Corsa. Che cos'è Assetto Corsa? È un gioco simulatore, più simulatore secondo me, perché è veramente fantastico, è fatto veramente da Dio. È un simulatore che ho acquistato su Steam al prezzo di più o meno 35 euro. Mi sembra che costa ancora poco perché appunto è ancora una beta. E voglio farvi vedere questo gioco perché secondo me rende veramente tantissimo per essere solo una beta, ragazzi. Cioè, è una beta, però per me è come se fosse quasi il gioco finito. Certo, i bug ci sono, mancano ancora magari alcune piccole cose, tipo il multiplayer, oppure qualche bug comunque rimane, però subito così, solo la beta è fantastica, quindi non oso immaginare quando uscirà il gioco completo. Entriamo un po' nei dettagli tecnici di questo gioco, un po' più nei particolari, ragazzi. Possiamo dire che, subito iniziando, che questo gioco è sviluppato completamente da sviluppatori italiani, più o meno un gruppo, secondo me, di una decina di persone, quindi veramente poche persone, se pensate al capolavoro che sta venendo fuori, e sono tutti quanti italiani. È una società, se così si può definire, italiana, quindi io, da italiano, ne sono veramente fiero di avere un gioco del genere fatto completamente in Italia. La prima cosa che salta all'occhio, ragazzi, secondo me, appena uno apre il gioco per la prima volta, è l'aspetto simulativo. La simulazione, ragazzi, in questo gioco per me è realistica quasi, possiamo quasi dire al 100%, perché comunque non è uno di quei giochi che tu prendi, fai start, la macchina parte, va e comunque riesci a guidarla. No, qui, ragazzi, se non fai l'assetto, la macchina va da culo, non te la tenete dritta in nessuna maniera, tirate tante di quelle madonne che non finiscono più. Quindi secondo me questo qui è un aspetto da dare 10 lode a questa società che ha sviluppato questo gioco, perché penso che sia il primo gioco di auto, di simulazione, che c'è questo aspetto in primo piano, perché è in primo piano, perché se uno, come ho detto, non fa l'assetto è un casino. Un'altra delle cose che salta subito all'occhio, ragazzi, è la grafica e i dettagli, perché comunque solitamente nei giochi di auto e di simulazione, ma soprattutto di simulazione, la grafica a volte rimane sempre più in secondo piano. Uno magari pensa di pensare più alla simulazione e la grafica lasciarla magari un po' più meno dettagliata, così, no, ragazzi? In Assetto Corsa non è così, perché come vedete dalle immagini la grafica fa veramente paura, ci sono i riflessi, le ombre, è tutto quasi perfetto. Poi comunque, come ho detto all'inizio, i bug ci sono, non posso dire ancora che sia perfetto perché però rimane sempre una beta. Gli interni delle auto, ragazzi, sono una cosa stupenda. Penso che sia il miglior gioco con i dettagli fatti così bene. Cioè, non ho mai visto un gioco con gli interni dell'auto fatti così dettagliati. Parlando un po' più del gioco, di quello che c'è al suo interno, ragazzi, troviamo nella beta più o meno una ventina di auto, tutte disponibili da usare subito, senza doverle sbloccare o cavolate varie. Uno proprio può scegliere quella che vuole. Ad esempio, possono esserci, ci sono le marche più importanti, le auto un po' più importanti, tipo qualche Formula 1, come vedete qua nel video, che poi secondo me non è proprio Formula 1, quelle che ci sono in Formula 1, ma è più un altro tipo di auto. Però riprendono sempre l'aspetto delle Formula 1, poi ci sono le Ferrari, le McLaren, qualche Ferrari, poi c'è la Pagani e poi altre comunque macchine, diciamo, mediamente famose, mediamente tanto famose. Parlando di circuiti, ne troviamo più o meno una decina, 10, 12, non so bene, non mi ricordo bene quanti sono precisamente. Troviamo due circuiti per gare di accelerazione, un circuito per fare drift e tutti i rimanenti sono tutte piste comunque che ci sono nel mondo, quali Imola, Monza quella vecchia con il circuito ancora vecchio, non aggiornato, poi c'è Magione, poi c'è il Mugello, poi ce ne sono comunque altre, ma sicuramente durante aggiornamenti di questo gioco aggiorneranno sia circuiti che macchine, sicuramente l'hanno già annunciato che usciranno un'altra McLaren, mi sembra. E poi comunque, ragazzi, uscirà anche il multiplayer per questo gioco, perché l'hanno già detto, entro fine febbraio, inizio marzo, dovrebbe uscire anche il comparto multiplayer, che sono veramente curioso di provare per vedere come sarà, se sarà veramente realistico come il gioco che ho provato fino ad ora. E in teoria usciranno anche i danni, che ora non ci sono, non sono presenti. Cioè, per farvi capire, se vi schiantate contro un muro ai 430 all'ora, la macchina rimane perfettamente intatta senza neanche un graffio, cosa che magari questo può risultare brutto per alcuni di voi, e sinceramente anche a me non piace tantissimo, dato che è un gioco di simulazione.
se mi schianto contro un muro ai 230 all'ora, un minimo di danno magari la macchina dovrebbe avere, no? Almeno meccanico e comunque anche estetico, si deve vedere la botta che prende. Infine ragazzi, parlando del comparto audio, voglio subito dirvi che sembra veramente di essere dentro la macchina, è stupendo, e per farvelo ascoltare vi lascio questo giro di pista che ho fatto anche in una maniera discreta. Ok ragazzi, il video direi che si possa concludere qua, io spero veramente tanto che vi sia piaciuto, in caso lasciate mi raccomando un bel like, commentate questo video, mi raccomando commentateci video, perché comunque a noi piace interagire con voi, leggere i vostri commenti, quindi mi raccomando commentate, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportarci al 100%, arriveranno sicuramente altri video gameplay di Assetto Corsa perché è un gioco che mi sta piacendo veramente tantissimo, magari in live commentary stavolta, con questo io vi saluto, un saluto da Carlo, ciao ragazzi.